oggi la mia settimana è iniziata nel modo in cui non inizia alcun mio giorno della vita da anni, cioè uscendo di casa presto, prima di fare colazione. Solitamente io mi sveglio e praticamente mi catapulto giù a fare colazione, ma stamattina mancava lo yogurt e sì, avrei potuto fare un'altra colazione, ma non avevo voglia. E soprattutto mi ha incominciato un po' a stuzzicare l'idea di uscire a fare una passeggiata così presto, visto che comunque un pochino di luce c'è, e mi ho un po' voglia e sono andata e gli ho preso, posso tornare a casa a fare colazione. Tra tutti i consigli che potrete sentire per essere più produttivi quando si lavora da casa o in smart working, uno che funziona veramente è quello di sistemarsi e prepararsi come se si stesse per uscire. Quindi io, colta e impreparata da questa così presto, esco dal pigiama e entro in quello che per me è produttivo, cioè abbigliamento sportivo. Ognuno il suo, giusto? Giusto. Più o meno, quasi riesco a mantenerlo ordinato qua, non troppo. Questo ci piace e lo abbiniamo a questi, una delle mie combo preferite. Pronta? Questo specchio l'abbiamo preso da Ikea. È meraviglioso, cioè adoro. Finalmente ho uno specchio, ma soprattutto ho un corridoio dove camminarci e avvicinarmi. È alto 1,50 e io in realtà lo volevo molto più alto, ma ho capito che non c'era bisogno. E è anche largo 60 e io lo volevo 80 o 90 per prendere tutto, ma in realtà, essendo il contorno molto sottile, è tutto specchio, quindi è perfetto. Ora è appoggiato al muro, ma dobbiamo appenderlo, ma ovviamente abbiamo, possiamo non avere dei disagi quando facciamo le cose, cioè quando dobbiamo fare le cose, perché qua non so se vedete, ma c'è un inspessimento del muro e ovviamente lui casca proprio davanti, quindi in qualche modo dobbiamo trovare un modo per, cioè Jimmy deve trovare un modo per appenderlo, ma bisogna fare i buchi nel muro, quindi per ora rimane così. E questa praticamente sta diventando la mia hair and makeup station, qui dietro c'è i trucchi, e quindi mi siedo, è abbastanza comodo, devo dire, non è male, mi piace questa situa qui, secondo me è un bel carrellino, una robina ci potrebbe stare. No, niente.
detto anche Jimmy, sei venuto in questo fascio di luce caldissimo quassù. Senti, ma è 1:30, che si fa? Schifo. Io solitamente la mattina riesco ad allenarmi, la maggior parte delle volte filmo per Bloomwell, solitamente inizio verso le 11 e finisco verso l'1, ma non è mai vero, inizio sempre verso l'1 e finisco alle 3, però vabbè, oggi non ho tempo slash voglia di registrare e non ho voglia di allenarmi. Ho un sacco di cose da fare per Bloomwell, quindi direi che oggi posso saltare, visto che ho fatto questa passeggiata stamattina super randomica, e usciremo anche più tardi a fare una bella passeggiatina. Perché lo dice il plurale? Perché la sera vuoi venire con me, io lo so. Ma chi te lo dice? E quindi oggi va così e direi che si può andare a mangiare. Oh, Polletto, vuoi andare a mangiare tu, vero? Cibo! 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 Questa oh! Queste zampine! Come facciamo noi a lavorare con te queste qui? Zampine! Raga, arriverà anche il video della montata. Jimmy che sta editando il video che avrete visto prima di questo, sicuramente l'avrete visto prima di questo, e sta impazzendo, ma sta impazzendo di brutto. C'è un momento smatto, ma mi spieghi perché? Io cosa devo fare? Solito scenario, non cambia nulla se non che io ora filmo il workout che ho studiato ieri, quindi basta. Mi microfono e mi metto all'azione. Le mie giornate non sono sempre pa 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 pa, adrenalina balla dalla mattina alla sera. Ci sono degli highlight, delle cose divertenti che facciamo, yuppidu, e poi tutto il resto del tempo è io e Jimmy al computer che lavoriamo. Quindi non molto interessante. Vabbè, ora... Quanto è bellina! Ok, vado perché è tardissimo. Purtroppo mi trovo sempre a registrare a quest'ora. 1:10. Ottimo, meraviglioso, yuppidu. Vorrei solo mangiare. Ma no, bisogna fare. E anche Jimmy mi deve aspettare, quindi insomma, go. Ciao e benvenuti in questo nuovo allenamento lower body. Iniziamo subito con il riscaldamento. L'anca, ne facciamo 3 per lato. Apro bene, chiudo, senza inarcare troppo, ok? Quindi non così. Apro, allungo, chiudo e chiudo. Complimenti per esservi prese cura di voi anche oggi. Noi ci vediamo nel prossimo allenamento. Mua! Pranzo di oggi, una sorta di fried rice. Ho preso del riso avanzato, l'ho buttato in padella con del radicchio e 2 uova sbattute. Facile. Quanto mi manca il fried rice che mangiavo in Thailandia. Andrei lì solo per quello.
Sono in costruzione di questa palla, essenzialmente è una palla di quelle che si usano per fare gli esercizi, solo che ha anche la doppia funzione di essere una palla per potersi sedere alla scrivania e mantenere la postura eretta. Siccome non abbiamo delle grandi seggiole o comunque una grande postazione a livello di seduta, io infatti mi siedo qua sul box, lo trovo molto più comodo rispetto alla sedia, e invece non ho capito Jimmy che cosa sia costruito quest'oggi, perché cioè non ci stanno le gambe, quindi ho detto ok, palla sia, perché è veramente comoda e adoro, perché significa che mentre fai, non so, se mentre sei lì alla scrivania puoi fare un po' di esercizi, tipo ti stendi, fai due addominali, torni su, ti immagini, sì, così fai una breve pausa durante la seduta al lavoro. Menù di questa sera: abbiamo legumi che ho messo in ammollo oggi pomeriggio e adesso ho semplicemente scolato e buttato in pentola a pressione, e mentre cuociono io vado a farmi la doccia finalmente. Poi radicchio stufato, che farà Jimmy nel mentre che io mi faccio la doccia, e couscous, che si fa in un minuto: acqua bollente, couscous in una ciotola, versi sopra, copri ed è pronto. Quindi cena super zero sbatti, e che si fa veramente in poco tempo. Io ho dovuto veramente rivalutare i legumi secchi, perché è sempre stata dell'idea che oddio che sbatti, no? Cioè, in realtà, se guardiamo anche qualche video mio vecchio, lo dicevo proprio, io non ho voglia di occuparmi dei legumi secchi perché ci impiegano ore. Non è vero, cioè l'unica cosa che ti devi ricordare di mettere in ammollo, ma è come tipo quando esci la mattina ti devi ricordare di scongelare la roba per la cena, e devi fare la stessa cosa: esci la mattina, li metti in ammollo, torni la sera, li butti in pentola un quarto d'ora, tempo di farsi una doccia, mezza sessione di mobility e sono pronti. Io poi li lascio un pochino anche al dente per poi saltarli in padella con spezie e aromi, e sono deliziosi, veramente buonissimi. Ora vado a farmi una doccia. E tutto pronto da portare a tavola e ognuno si serve. Io docciata, perché per me dopo cena non esiste vivere, quindi io dopo cena solitamente guardo la TV e mi addormento e basta. Quindi buona cena e buonanotte. A domani, o a quando faremo qualcos'altro di interessante.